Ciao a tutti, oggi è giovedì 19 luglio 2018, sono qui in un bar presso il quartiere Pista, laghetto di Corso 4 Novembre, il quartiere Pista, di fronte, esattamente di fronte alla chiesa, e abbiamo il professor Luigi Manzini che intervista il signor Giuseppe Monticone. Allora diamo. Buongiorno Monticone. Buongiorno. Innanzitutto vabbè, un minimo di presentazione. Giuseppe Monticone è il presidente dell'associazione Oltre il Fango, che rappresenta tutti gli abitanti che sono, diciamo, inseriti all'interno delle aree golenale. Quindi questo cosa vuol dire? Che sono, diciamo, potenzialmente degli alluvionati. È una situazione piuttosto paradossale, perché norme che prevedono, come dire, il trasferimento di queste persone ci sono. Il signor Monticone e la sua associazione devono lottare di fronte ad alcune resistenze. Per questo, ad esempio, questa sera partirà una biciclettata dalla nostra zona fino da San Michele fino a Torino, ma ci spiegherà tutto Monticone. Allora Monticone, io brevemente ho detto le motivazioni di questa iniziativa, che è una delle tante che voi avete intrapreso. Qual è la vostra finalità? Qual è la finalità della vostra associazione? La finalità della nostra associazione è che da 20 anni cerchiamo di lottare per far rispettare la legge delle delocalizzazioni. Siamo stati chiusi dentro una zona golenale dai nuovi argini costruiti per la messa in sicurezza del Tanaro. Non si discute i lavori fatti, le spese, non c'è nulla da obiettare, c'è solo che la legge prevede che, non essendo capaci a vivere sott'acqua, noi dobbiamo andarcene di lì. E c'era la legge del 95 e nei nostri confronti non è stata rispettata. Poi è arrivata la regionale del 2009, la Bossi-Borioli, e non è stata rispettata. Adesso ci siamo messi di buona lena e siamo riusciti ad avere un rifinanziamento dalla regione, che coi tempi che corrono è già del miracoloso, un rifinanziamento dalla regione per delocalizzare gli ultimi rimasti, perché ad Alessandria ci sono state delle delocalizzazioni anche se il comune ha provato a negarle, e ci sono state delle delocalizzazioni a norma di legge, che vuol dire esproprio, abbattimento dell'immobile, evacuazione delle macerie e portate in discarica perché il Tanaro possa depotenziarsi per salvare la città. Ci sta che per salvare gli orti non esondi sulla sponda destra ed esondi a sinistra a casa mia. Ci sta. Monticone, è interessante quello che ha detto, cioè che ci sono state già delle delocalizzazioni e poi si è fermato tutto. Ma chi sono stati questi fortunati? Perché si agisce così, privilegiando qualcuno e danneggiando altri? Qual è la motivazione politica o tecnica o comunque finanziaria secondo lei? La motivazione è molto strana, in quanto sicuramente il fatto di non aver delocalizzato noi, le varie amministrazioni che si sono susseguite da dopo l'alluvione del 94 in Alessandria sono state nei nostri confronti tutti fuori legge e non c'era verso di fargli rispettare la legge. Adesso forse si apre una possibilità con il nuovo finanziamento della regione datato dicembre 2017, siamo riusciti, tra mille battaglie, siamo riusciti a portare, fare il primo passo, portare le perizie giurate in tribunale dai nostri tecnici, portarle in regione, le hanno mandate in regione, perché finora non ci riuscivamo. Parliamo della manifestazione di questa sera, ecco. Ci dica un po' i connotati e invita un po' inviti le persone a partecipare, perlomeno a livello di spettatori. L'invito è rivolto a tutti gli alessandrini, perché la sicurezza idraulica della città non c'è e deve interessare tutta la città, è rivolto a tutti i cittadini, anche quelli che si sentono lasciuto.
devono preoccuparsi, perché il Tanaro non scherza andando avanti di questo passo, e le alluvioni purtroppo si ripeteranno, perché il Tanaro va giù e non torna su. Allora, noi con questa manifestazione cosa abbiamo fatto? Visto che non riuscivamo a portare i documenti dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del finanziamento, non riuscivamo a portare i documenti in regione per accedere al finanziamento, abbiamo deciso, noi li portiamo simbolicamente in bicicletta con una staffetta da Alessandria, Solero. Facciamo il primo convegno, una cena, il convegno sulla sicurezza del Tanaro, sulle varie problematiche. Tutti i cittadini sono stasera, invitati. Dove? Stasera, c'è, alle ore 18, c'è la prima, si comincia alle ore 18 in Duomo con la commemorazione dei nostri caduti. Accenderemo simbolicamente una candela per ogni 14 candele per i 14 caduti dell'alluvione del 94. La messa, dopodiché ci trasferiremo davanti a Villa Guerci, che è la sede della Protezione Civile Comunale, dove li ringrazieremo che finalmente dopo 20 anni hanno trasmesso i documenti necessari per accedere a questa operazione prevista dalla legge. Partiremo in bicicletta da Villa Guerci, intorno alle 7 stasera, e alle 7 ci trasferiamo. Sono tutti invitati a partecipare anche in bicicletta, più siamo meglio, rigorosamente in fila indiana, non andiamo a cercarci dei guai con degli incidenti stradali, e andiamo a San Michele. A San Michele, al centro parrocchiale, c'è la cena, alle 7:30 si comincia, bisogna prenotarsi al 36 15 96, spero di aver detto a memoria il numero di telefono giusto. Comunque vi prenotate al centro San Michele, oppure mi telefonate e io vi do il numero per prenotarvi. Dopo la cena, alle ore 21, ci saranno anche delle autorità regionali e faremo il dibattito sui problemi del Tanaro, sulle prospettive che il fiume, che ora è un nemico ed è un pericolo per la città, può diventare una risorsa per la città, perché ci sono fior di esempi, no? Non solo la Senna, dove il fiume viene sfruttato e tiene in sicurezza la città. Ma i nostri vecchi hanno reso il Po navigabile fino a Casale. Il Po era navigabile fino a Casale negli anni 60 e adesso non è più navigabile manco fino a Cremona. Monticone, concludiamo questa intervista. Sì. E quindi, se ho capito bene, la vostra iniziativa è quella di smuovere. Far rispettare la legge, prima di tutto, sulle delocalizzazioni. E la seconda, per mettere in sicurezza la città bisogna, prima di tutto, assolutamente pulire i fiumi. Perché i fiumi sono intasati, i fiumi hanno il colesterolo, la situazione può solo peggiorare. Benissimo, molto bene. A questo punto ringraziamo Giuseppe Monticone. Ringrazio voi. Presidente dell'associazione. E se stasera ci troviamo tutti a San Michele, si parla di cose che interessano tutti noi. Benissimo, tutti noi. Grazie a tutti, Giuseppe. Grazie.